Questo modello rappresenta in maniera estremamente precisa l'aeroplano con cui Gabriele D'Annunzio compì il volo su Vienna e riproduce fedelissimamente l'esemplare originale conservato al Vittoriale, al Museo del Vittoriale, appeso alla cupola dell'auditorium. È un pezzo unico, realizzato interamente a mano, da un nostro amico che si chiama Antonio Di Giacomo, un modellista incredibile, straordinario, che vive a Lauria Superiore, in provincia di Potenza, e che abbiamo conosciuto tramite Facebook, tramite internet. Un ragazzo che ha sempre coltivato il modellismo in varie forme, ma che negli ultimi anni si è specializzato nel realizzare pezzi unici scolpiti, e qui il termine è d'obbligo, interamente a mano da massello di legno di cirmolo e poi successivamente assemblati con pezzi, materiali che rappresentano le varie finiture in maniera eccezionale. Questa riproduzione è incredibilmente fedele. Pensate che riproduce tutte le singolarità del velivolo di D'Annunzio. Ad esempio, si vede molto bene sul fianco della fusoliera il condotto per i comandi, montato per riuscire a piazzare il pilota nel posto di guida, nel posto di pilotaggio ricavato dietro a quello che era il posto di pilotaggio originale. All'interno dell'abitacolo sono riprodotti tutti gli strumenti, comprese le pompe per il carburante, i quadranti dei vari strumenti per la condotta del volo, e addirittura nel posto anteriore sono riprodotti in lamierino di rame i tre serbatoi sagomati che andavano a formare il sedile su cui sedeva D'Annunzio, la famosa poltrona incendiaria, seggiola incendiaria. Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità da parte nostra, come 87esima Squadriglia, di fornire i disegni originali di progetto dello SVA, disegni che stiamo usando anche noi per ricostruire lo SVA, ma in dimensioni reali. Ma soprattutto anche grazie agli amici del CAVS di Torino, che qualche anno fa hanno fatto degli interventi di manutenzione e restauro sull'aeroplano di D'Annunzio, che è attualmente al Vittoriale, e in quell'occasione hanno scattato moltissime foto di dettagli interni che in questo momento, con l'aeroplano appeso al soffitto, non sono visibili, e ce le hanno fornite perché noi le potessimo girare ad Antonio. Perché la cosa strana e bella allo stesso tempo è che Antonio ci ha chiesto per mesi, quasi per più di un anno, notizie, informazioni, documenti, materiali per realizzare questo gioiellino, dicendoci che era per un committente straniero e che doveva realizzarlo al massimo, e che questo committente pretendeva il massimo della precisione e della fedeltà. In realtà la storia è un po' diversa. C'è un altro amico che si chiama Victor Lovasa, è un signore che vive a Cusco, in Perù, che ci ha contattati, anche lui tramite internet, avendo letto del nostro progetto di ricostruzione dello SVA, chiedendoci di fornirgli dei disegni, dei materiali, perché da loro non esiste niente che riguardi questo aeroplano, in quanto lui, assieme a un gruppo di appassionati di volo, suoi amici, voleva ricostruirne una replica statica in metallo da esporre su una piazza del suo paese come monumento. E quando gli abbiamo chiesto come mai di questa stranezza, insomma, un aeroplano che, pur essendo una pietra miliare nella storia dell'aviazione italiana, viene riprodotto in un paese così lontano come il Perù, ci ha raccontato una storia che ha dell'incredibile. Un suo zio, durante la prima guerra mondiale, era pilota sul fronte francese e al ritorno in Perù era stato destinato a volare su
una serie di velivoli SVA che quel paese, il Perù, aveva acquistato dall'Italia per formare la sua aviazione. Sicché questo aeroplano si è dimostrato talmente affidabile e potente che questo pilota ha deciso di tentare un'impresa che non aveva mai fatto nessuno e di raggiungere in volo, partendo da Cusco, la capitale Lima, attraversando le Ande, e poi ritornare a Cusco sempre in volo. L'impresa è riuscita. Purtroppo al ritorno questo sfortunato pilota, trovando il campo di atterraggio invaso dai suoi ammiratori e temendo di danneggiare le persone, cercava di atterrare in uno spazio attivo, ma andando ad impattare un muretto di cinta perdeva la vita e scriveva però il suo nome nella storia dell'aviazione peruviana. Ora questo gruppo di persone, capitanato dall'amico Victor, stanno e vogliono commemorare questa figura di eroe, creando a Cusco una scuola, un'istituzione che promuova la conoscenza dell'aeronautica e la cultura aeronautica in generale. Conoscendo il nostro progetto, che è quello di riportare in volo questo velivolo in dimensioni reali, costruendo delle repliche fedeli, ha voluto chiedere ad Antonio di costruire questo meravigliosissimo, come direbbe D'Annunzio, modello, e di farcene dono per rievocare il centenario del volo su Vienna, che ricorrerà il prossimo agosto. Devo ringraziare innanzitutto Victor per questo pensiero che viene da molto lontano, ma d'altra parte questo aeroplano ha percorso distanze incredibili con D'Annunzio e poi con Ferrarini. Quindi ancora una volta l'aeroplano, questo aeroplano nello specifico, è uno strumento che mette in collegamento punti incredibilmente lontani nel mondo, perché se prima D'Annunzio col volo su Vienna apre un nuovo capitolo del volo aereo, poi Arturo Ferrarin col suo ride da Roma a Tokyo collega due culture così lontanamente diverse come quella italiana e quella giapponese, adesso questo piccolo aeroplanino di legno collega Cusco in Perù con Potenza in Italia e a sua volta con Thiene, che è la nostra base dove noi stiamo costruendo la riproduzione volante di questo aeroplano per ripetere il volo Roma-Tokyo. Grazie quindi a Victor, che speriamo di conoscere prima o poi di persona e di avere ospite in Italia. Grazie ad Antonio Di Giacomo, che secondo noi è un maestro più che un modellista, un artista. Grazie alla loro passione unita alla nostra, oggi siamo qui a raccontare ancora una volta le meraviglie di questo aeroplano bellissimo, che ha scritto una pagina, più pagine importanti della storia del volo. Avere in mano questo gioiellino di legno è come avere in mano un vero aeroplano in miniatura, perché il tatto, il calore del legno, l'odore stesso richiamano a quelli che sono le sensazioni che si hanno salendo su un vecchio Tiger Moth o su un aeroplano d'epoca. Quindi un'emozione unica vedere cosa riesce a fare la forza di volontà, l'abilità di una persona, e allo stesso tempo grande orgoglio per essere parte di questa meravigliosa avventura che stiamo vivendo tutti insieme. I dettagli di questo modello sono incredibilmente raffinati. L'insegna personale di D'Annunzio col leone
di San Marco in Moeca, come si dice in Veneto, cioè visto di fronte. Le ali sono riprodotte dal pieno con la curvatura e l'intradosso esattamente corrispondente al profilo reale. All'interno dell'abitacolo sono stati riprodotti perfino gli strumenti di pilotaggio e i serbatoi sagomati che fungevano da seggiola per D'Annunzio. Gli impennaggi, che sono meno di un millimetro di spessore, sono tavolette sagomate con il profilo aerodinamico come nella realtà. Tutti i particolari sono riprodotti perfettamente, anche le marcature sulla fusoliera che identificavano la fabbrica, il costruttore. Quando lo si tocca ti fa fare attenzione, perché pensi che gli scarichi potrebbero essere ancora caldi perché magari l'aereo è appena atterrato.